Innanzitutto, parlaci un po' di te, ti ringrazio per aver accettato questo Ma spazio niente, figurati, grazie. per il nostro sito. Presentati un po' per i nostri lettori, per i lettori di Euromusica che magari non ti conoscono. Allora, io ho iniziato a fare musica veramente fin da piccola, anche inconsapevolmente, ascoltavo canzoni e poi magari le ricantavo in maniera diversa e poi ho avuto, diciamo, l'idea di comprare, di farmi regalare una tastiera a 14 anni e quindi da lì in poi ho iniziato anche a comporre proprio perché avevo un modo per accompagnarmi. Diciamo che la musica è sempre stata la cosa principale nella mia vita anche a livello di ascoltatrice, di fan, perché io sono proprio una fan veramente sfegatata di fin troppi artisti. Quindi in realtà prima nasce con quello la mia passione per la musica, come una passione da ascoltatrice. Poi si trasforma per forza di cose, credo. Quando ti piace talmente tanto una cosa, vuoi cercare anche tu di farla, si trasforma in passione per fare musica, scrivere e comporre. Prima in realtà però per me scrivere è la cosa più importante. Hai qualche artista di riferimento, qualcuno da cui prendi spunto? Ma tantissimi, veramente troppi per poterli elencare in poco tempo, quindi dico sempre l'ultimo che sto ascoltando tantissimo in questo momento è l'artista che sto ascoltando in questo periodo, tipo negli ultimi 2 o 3 mesi, Taylor Swift. L'ho riscoperta con gli ultimi album e meno male che l'ho riscoperta. Sì, diciamo che piace molto anche a me, quindi Ok, è dai, un ci siamo artista che conosco trovati. abbastanza bene. Ho notato molta elettronica nei tuoi brani, è Sì, un genere che ti piace assolutamente. particolarmente? Io ho sempre amato la musica elettronica, sempre fin da piccola, anche quando ascoltavo le canzoni Disney Channel, mi piacevano di più quelle con questi suoni elettronici molto sparati. E poi diciamo che ho riscoperto una passione per la musica elettronica, poi in età più adulta, no, perché ero un adolescente, però quando ero più grande ho riscoperto questa sonorità con i Radiohead, che forse sono tra con i Nirvana la mia band preferita in assoluto. Vabbè, parli di mostri sacri, tra l'altro, quindi. Beh, sì. Nel tuo ultimo singolo, Canzoni d'amore, inizi con la frase: non so scrivere canzoni d'amore, ma è la verità. È la verità, assolutamente. Infatti ho avuto molta difficoltà a terminare questo brano che ho iniziato con l'inizio della mia relazione, che ormai ho da 2 anni e ho finito e ho pubblicato adesso, quindi immaginate quanto ci ho messo a scrivere la mia prima e speriamo non l'unica canzone d'amore. Perché non le so scrivere? Perché se un pezzo mi è venuto canticchiando sotto la doccia, tutto il resto l'ho scritto accumulando pensieri nel corso di anni, perché è una cosa talmente, è un sentimento talmente forte e bello che quando lo provi per la prima volta ti spiazza un po', ti spaventa, e quindi ci ho messo tanto a trovare le parole giuste. Praticamente hai anticipato la domanda che stavo per farti, cioè se dedichi a qualcuno questo singolo, direi di sì a questo punto. Sì, certo, e lo dedico al mio ragazzo con cui sto da 2 anni e sì, è stata una cosa anche difficile per me, diciamo, mettere nero su bianco e mettere in musica, che poi è la cosa più importante per me, questo forte sentimento, è stata una sfida sicuramente. Sì, tra l'altro stavo pensando a una cosa, cioè spesso e volentieri quando alcuni artisti raccontano la nascita dei propri pezzi, raccontano anche qualcosa di personale. Quindi nel tuo caso hai avuto questo sentimento talmente forte da spingerti a Sì, tirar fuori questo pezzo? nasce proprio da questo, Canzoni d'amore, come del resto posso dire un po' tutte le mie canzoni nascono da esperienze autobiografiche, da esperienze che ho vissuto. Infatti ho trovato subito molto difficoltoso scrivere in questo periodo che stiamo vivendo ormai da un anno. Diciamo che è molto diminuita la frequenza con cui scrivo. Perché? Perché ci sono meno esperienze di vita da raccontare. Ed è proprio questo il motivo per cui adesso vorrei iniziare a raccontare non solo la mia storia, ma magari anche quella di qualcun altro tramite la mia musica. Ecco, a tal proposito, come stai passando questo periodo particolare? E soprattutto, quanto ti manca la musica dal vivo? Quanto ci Allora, manca la musica dal vivo? quanto ci manca? Sì, se
se si tratta di musica nella propria vita, credo che sia una delle cose che piace di più, quindi potrei capirmi. Io prima di tutto mi manca proprio come l'aria che respiro andare ai concerti, ma andare da fan, da persona che sta sotto i palchi. Io avevo due concerti ben nel 2020, avevo Billie Eilish che dovevo rivedere, 1975, che volevo vedere da 5 anni ormai, avevo finalmente questi benedetti biglietti, ma niente, tutti e due cancellati. E poi in generale come lo sto vivendo da invece artista, cantautrice, posso dire come tutti, cioè che era già difficile prima farsi strada da artista emergente che sceglie una strada indipendente. Figuriamoci adesso in un momento in cui anche chi è affermato fa fatica. Quindi sì, sicuramente si spera che questa situazione si risolva nel migliore dei modi, il prima possibile, ma anche che troviamo collettivamente un modo per aggirarla, perché ormai dura troppo tempo per poter pensare di non trovare delle soluzioni, e i social sono la risposta. Guarda, se parliamo di eventi annullati, veramente sfondi una porta aperta. Io sarei dovuto andare all'Eurovision, quindi figurati. Oh, guarda, mi dispiace tanto, mi dispiace. Sono andato con le di Eurofestival News a seguire l'evento da editato stampa, sarebbe stata, diciamo, l'esperienza della vita. Sì, come immagino possa essere stato per te il concerto di Billie Eilish, e purtroppo non è certo. Billie Eilish e 21 Pilots sono usciti nel 2019. Nel 2019 quello ce l'ho fatto ed è stato anche il mio ultimo concerto, ahimè. Artisti molto interessanti, molto, molto apprezzati dal pubblico. Tra l'altro Billie Eilish sta avendo un successone incredibile. Billie Eilish io l'ho ascoltata a livello maniacale, come adesso sto ascoltando Taylor Swift, per un anno. Ho comprato tutto merchandising, così. Poi nel 2020 un po' la fissa mi è passata, fortunatamente, perché io poi mi fisso proprio sugli artisti e non mi smuovo da quelle sonorità, sono un po' troppo in scatolata a livello sonoro, cioè io ho le mie fisse, sulle mie fisse appunto mi ci fisso, però c'è stato un periodo in cui io ascoltavo solo Billie Eilish tutto il giorno, quindi posso capire perché sta avendo questo successo, cioè io lo approvo assolutamente. Sì, e tra l'altro come genere musicale, diciamo, tu e lei condividete più o meno qualcosina, in maniera un po', diciamo, abbastanza vagamente, però qualcosa in comune lo possiamo trovare, tipo quell'uso dell'elettronica. Certo, sì, sì. Quei suoni a volte un po' ridondanti, un po' sincopati. Sì, 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 è anche una delle cose che mi piace in generale di più in musica, che si può rivedere appunto nei Radiohead che ho nominato prima, ma che poi si riscopre anche con artisti più recenti come Billie Eilish. E in generale in studio porto sempre tanti riferimenti, tanti ascolti per poi creare le canzoni che io porto in acustica, ma poi diventano una cosa completamente diversa. E sicuramente un po' tutti gli artisti che ascolti li assorbi da cantautrice, credo d'artista, come una spugna per poi in un certo senso vomitarli mentre componi, mentre fai nascere poi le tue canzoni. Quindi anche lei assolutamente da qualche parte c'è. Hai detto prima di fare musica ti piace molto scrivere, ma questo tuo interesse per la scrittura da dove viene? Viene da quando anche lì sono piccolissima, ma ancora più piccola rispetto alla musica, perché io prima di dire voglio fare la cantante, dicevo a 6 anni voglio fare la scrittrice. E questo perché mi è sempre piaciuto scrivere come forma di sfogo, come forma. Scrivere lo faccio tutti i giorni, magari scrivere una canzone no, ma scrivere qualche frase, qualche spezzone di qualcosa, che poi magari diventano in futuro canzoni. Scrivere è proprio il mio più grande amore, io quello lo faccio tutti i giorni. Non c'è un giorno che passo senza scrivere anche solo un concetto, una parola che poi può far uscire qualcosa in futuro. Ma se posso chiedere, quale percorso di studi hai intrapreso? Allora, percorso di studi, vabbè, parto dalle superiori, che è lì che un po' ti indirizzi. Io ho scelto scelta più sbagliata che potessi fare. Io per la persona che sono ho scelto in prima superiore di fare il liceo scientifico, che ancora adesso penso io che canto, che mi piace comunque l'arte, tutto, cosa vado a fare il liceo scientifico, che odio la matematica.
Infatti, fortunatamente in terza sono riuscita a cambiare scuola e poi ho finito e mi sono diplomata all'artistico e lì mi sono trovata molto bene. Quindi ti risponderei artistico alla fine, quella è stata la scuola del mio cuore. E quindi sì. Guarda, condividiamo, diciamo, lo stesso sentimento verso la matematica. Io sono uscito dal classico, quindi puoi capire perfettamente. No, la matematica come è il male per me, la matematica, non so come altro definirlo, non ce la faccio. Quindi se dovessi scrivere una canzone d'odio, diciamo in contrapposizione alla canzone d'amore che hai scritto ultimamente, la dedicheresti alla matematica. Sì, in realtà cosa curiosa è anche un po' il significato della mia prima canzone, che è molto più infantile come concetto. Si chiama Basta, è stato il primo singolo che ho fatto uscire. Basta era più un modo per distaccarmi da tutta quella mentalità che per me era non solo la matematica, ma era un po' il liceo scientifico e tante amicizie, persone magari sbagliate con cui legavo in quel momento per forza di cose, per conoscenze in comune della scuola. Avevano tutta una mentalità molto chiusa, molto fissa, molto, come si suol dire, delle mummie a scuola che ascoltano e fanno tutto quello che gli si viene detto. Ecco, io con Basta mi sono proprio voluta distaccare completamente da questa mentalità. Quindi in realtà l'ho già fatto, in minima parte. E basta, quanto tempo fa l'hai scritta? Basta scritta, l'ho scritta che avevo 16 anni, quindi si parla di 3, quasi 4 anni fa, ormai, ormai quasi 20 anni. Io mi sento un po' vecchio a questo punto. No, No, figurati, vabbè, a ma poi parte gli sono scherzi. io. Mi faccio delle paranoie assurde nel crescere, ma questo passaggio in particolare dei 19-20 per me è un dramma perché non sono più un adolescente. È un po' drammatico per quello. Guarda, per me lo stesso, quest'anno vivo un po' il passaggio tra i 21 e i 22, però, vabbè, senti, c'è qualcosa che vorresti dire a quelle persone che magari vorrebbero osare ma non trovano il coraggio? Perché tu alla fine sei una persona che hai osato, sei riuscita a prendere uno dei tuoi sogni e a metterlo in pratica. Oddio, potrei usare anche di più e spero di poter migliorare anche sotto questo punto di vista, soprattutto magari fare qualcosa di un po' più estremo proprio con la mia musica, però se devo dare un consiglio è la vita è tua, non è degli altri, quindi non ha senso viverla per accontentare qualcun altro se non te, perché alla fine della giornata sei te che fai i conti con quello che hai fatto, non qualcun altro. Quindi sì. Va bene, ti faccio giusto le ultime domande. Innanzitutto, progetti futuri, se si può dire, anche se adesso è tutto un po' precario. Sì, mi piacerebbe poter tornare sui palchi, ma questo è un enorme punto interrogativo per tutta l'industria musicale. E sicuramente uscirò con dei singoli prossimamente, nei prossimi mesi si sentiranno parecchi singoli che spero di poter raccogliere in un EP. Un album è una cosa che non azzardo ancora fare perché io per far uscire un album voglio aspettare di avere un pubblico tale per cui posso permettermi di farlo uscire in copia fisica, perché io adoro far uscire, cioè io adorerei far uscire un album, magari un concept album, però in copia fisica, cioè un vero e proprio album. Ma copia fisica quale formato? CD o Io vinile? sono una, mi piacerebbe collezionare vinili, ma costano e non ho il giradischi, quindi sono una collezionista di CD da più o meno le medie, li accumulo e sì, almeno i CD li colleziono, dai. In conclusione, dove ti possiamo trovare? Io volessi ascoltarti, dove può trovare i tuoi singoli? Allora, su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Apple Music, Amazon Music, eccetera, video musicali su YouTube, sul canale Noise Hills Records, che è la mia etichetta, e su tutti i social mi chiamo Benedetta Raina, quindi Instagram, Facebook, TikTok ovviamente, perché ormai TikTok è la base, e boh, mi chiamo sempre Benedetta Raina, quindi molto facile. Va bene, ti ringrazio, è stato davvero un piacere ospitarti qui Anche sul per me. nostro sito e speriamo di risentirci presto. Anche io spero di risentirvi, mi sono piaciute tanto le domande. Ti ringrazio.